parlare dei mestieri dimenticati e invece mi pongo una domanda. Chi mai sarà quell'uomo in frac? Venga fuori. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna. Risposta è Michele Massaro, in arte Gaio il calzolaio, con tanto di marchio, sito internet, elegante biglietto da visita. Una frequentatissima bottega a Verona, in Borgo Venezia, Viale Spolverini, dove a tutte le ore si incontra gente. E chiacchierare e scambiare quattro parole praticamente così. Sembra, invece è bellissimo venire qua perché si fa quattro chiacchiere, si parla del borgo, dei problemi eccetera, quindi personaggio lui stesso. Quindi se fosse lei la giornalista, che gli chiederebbe? Ma chi te l'ha fatto fare? No, sì sì, no, chi te l'ha fatto fare di proseguire un mestiere così tutto sommato anche difficile, nel senso che in tempi come questi, no? Beh, questo è un mestiere che mi ha insegnato mio papà quando ero piccolo. A 8 anni già cominciavo già a dare le prime pennellate alle scarpe. Poi, ahimè, la scuola non è che ero tanto forte, mio papà mi ha detto allora o prosegui la scuola oppure impari questo mestiere. E ho finito il militare a 20 anni e mi sono trovato il negozio già aperto e siamo ancora qui, però mi diverto, diciamo. Quell'uomo in frac. Gaio è il suo nome d'arte, dicevamo, riflette un po' anche il suo carattere, sempre allegro, è un po' un attore. Fa questo mestiere dimenticato, quello del ciabattino, non è che non si trovino in giro ancora i calzolai, ma non ci si pensa al loro lavoro che, soprattutto in questi momenti, torna davvero utile. Ho sempre lavorato, non posso dire che adesso perché c'è un po' di crisi, anzi è una parola che non vorrei neanche mettere, crisi, niente, c'è, vabbè. Comunque io ho sempre lavorato, ecco, posso dirlo. Bisogna però cercare di fare un po' di tutto, non solo il tacco, la suola e basta. Bisogna fare borse, cinture, non dire mai di no, ecco. Nella sua bottega ha foto di Marilyn Monroe, ritagli di giornale, ricordi, la locandina del celebre film di De Sica, Chouchat. Lo incontriamo nel negozio vestito in frac, ma mica è così tutti i giorni. Per noi l'ha indossato, solitamente si mette in gingheri per portare in giro il suo trono prezioso, realizzato dal cugino Fabbro. Lo avevamo ripreso nel salotto di Verona la sera della prima dell'Arena, lo scorso 14 giugno. E lei è con questo che va? Lo abbiamo visto. Vado in giro, anche mi chiamano per qualche evento e adesso vediamo cosa si può fare. Senta, ma se lei dovesse dire ai ragazzi, no, ai giovani che magari fanno fatica anche a trovare lavoro, eccetera, c'è la signora. Buongiorno? Si è incuriosita? Ah, ecco, grazie. No, stiamo facendo un'intervista al signore in frac. Ecco, dicevo, se lei dovesse consigliare a qualche ragazzo, insomma, dice, vabbè, non trovo lavoro, mettetevi a fare i ciabattini, lo direbbe? Allora, io l'ho già fatto a già 2 persone. E poi si sono messi a aprire il negozio vicino a me. Sono sincero, adesso non lo direi più a nessuno, no. Come dire, è troppa concorrenza. Artigiano sì, un po' artista, ripara scarpe, ne realizza anche di nuove, bellissime, su misura, e fa illustra scarpe per esibizione. Ha un sogno americano, Gaio Michele, andare negli States a far vedere l'eleganza di uno Chouchat di oggi. E per dare, diciamo, lucidità al massimo, si apre lo champagne freddo ghiacciato, si versa sulla scarpa e la lucidatura. Allora, diciamo che lo champagne toglie il grasso in eccesso che c'è sulla scarpa. Un mestiere dimenticato, ma un mestiere, come dire, interpretato da un personaggio che, insomma, merita i complimenti. Che dite voi? Oh, deve lustrarvi le scarpe, ma l'applauso nasce spontaneo. Quell'uomo in frac.